arrivare alla Basilica di Superga, che è un altro dei grandi simboli della nostra regione. Quindi ci aspettano una decina di chilometri di pedalata molto varia, sali, scendi, curve, una strada perfettamente asfaltata, molto scorrevole, e poi l'ultima ascesa che ci porterà a Superga, il punto di arrivo della nostra giornata. Amici di Altrocampo, bentornati. Bentornati questa sera ad una puntata particolare. Stiamo vedendo un giro in bici realizzato da me in prima persona questa mattina, nel primo giorno d'estate, per mostrarvi soprattutto le bellezze della collina torinese. Siamo insieme ad Alessandro Sartore, giornalista sportivo, come me appassionato di bicicletta e soprattutto di collina, in quanto anche cittadino di Pino Torinese, che è la cittadina che abbiamo appena raggiunto con il nostro giro. Alessandro, Pino Torinese e i comuni che gli sono attorno, per chi non conoscesse o comunque vivesse principalmente in città o in altri posti del Piemonte, quali sono le caratteristiche di questa che è considerata prima cintura, però è un comune, è una zona montana, nel senso che si arriva poi fino a oltre 600 metri di quota, e ci sono boschi di abeti, c'è la neve d'inverno, insomma un luogo assolutamente particolare. È un luogo particolare, fresco d'estate e d'inverno, capace di trasformarsi in una mezza montagna con nevicate anche abbondanti. È un luogo molto particolare, con molte case immerse nel verde, che dona relax di sicuro. Cioè, mi viene da dire che è un luogo unico, perché se penso alle altre grandi città italiane, hanno le loro riserve di natura, però l'idroscalo di Milano, da immaginare, non è paragonabile alla collina torinese. No, anche i colli romani sono stupendi, ma sono molto diversi da ciò che è la collina. La collina è popolata da cinghiali, popolata da leggende, no? La leggenda della pantera. Esatto. Sono luoghi sterminati in cui si possono vivere avventure, perché ci sono chilometri, chilometri e chilometri di strade, sia sterrate che asfaltate, da percorrere con tutti i mezzi, quindi è un patrimonio enorme da quel punto di vista. Ma per chi ci vive dentro? Per chi ci vive dentro c'è la quiete di sicuro che il verde ti garantisce, il relax, la possibilità di avere, se magari c'è l'orticello, di coltivarti qualcosetta, di avere magari, se hai il giardino, di avere dei fiori, insomma è un polmone importante per la nostra città tutta, e quindi in questo momento stiamo anche convincendo gli amici ogni tanto a lasciare la città e a venire in collina e a vedere e godere della frescura, che in questo momento insomma è qualcosa di importante, tutti la cerchiamo d'estate, e la collina qualche grado in meno di sicuro lo garantisce. Riguardo a Pino, io posso dire Pino ha l'osservatorio astronomico quest'anno proprio compie 100 anni, fu infatti portato da Palazzo Madama nel 1912 e trasferito a Pino, e da lì insomma si possono vedere tante cose belle del nostro universo. Spieghiamolo meglio nel dettaglio per chi non avesse capito, da Palazzo Madama, perché l'osservatorio astronomico esisteva già a Torino su una delle torri di Palazzo Madama. Esatto. E poi 100 anni fa fu trasferito a Pino, dove comunque è diventato uno dei più importanti in Italia. Sì, non so se è il secondo in Italia. E recentemente tra l'altro c'è stato un intervento, perché è stato creato anche una piccola tranvia per poter accedere all'osservatorio, che comunque insomma si può accedere anche a piedi, e ci sono stati dei danni, e comunque a favore di questa tranvia, a favore del mantenimento dell'osservatorio, è intervenuta anche Margherita Hack, insomma è qualcosa di importante in questa regione, e la scienza, il scoprire qualcosa dell'universo fa parte di tutti noi e di coloro che sono interessati in modo particolare. E nella collina c'è questo, poi c'è tante altre cose. Tu sei passato vicino a Pecetto, ad esempio, un altro paese della collina che confina con Pino, che è la cosiddetta capitale o il paese delle ciliegie, che insomma sono un frutto estivo.
Sì, e ci sono tante zone a vocazione agricola, in particolare nella parte che da sud, che è un po' più dolce, no? Ricordiamo, sì, che la collina torinese ha tutta una serie di valli che verrebbe da dire sono ascose e ombrose sul versante nord, alcune molto, molto scoscese, la Val Sappone ad esempio, le valli che proprio partono poi subito nel tratto fra Moncaglieri e Torino, mentre dall'altra parte sono zone più soleggiate, più riparate, digradanti. Degradanti, e quindi si prestano anche alla campagna e alla coltivazione. Infatti dall'altra parte del versante iniziano a trovarsi le cascine che hanno ancora bestiame e hanno appezzamenti di terreno importanti dedicati. Chi va in questo periodo può ancora trovare il grano che sta biondeggiando, sì, prossimo alla trebbiatura. E poi insomma godere anche di agriturismi dove trascorrere la giornata, mangiare, vivere a contatto, magari far vedere gli animali ai bambini. Ci sono due aspetti che mi viene in mente possono essere importanti, perché ripeto, la bicicletta è una cosa che piace praticare a tanti, però ci si ferma spesso nei limiti abbastanza circoscritti di quello che può essere un parco, la pista ciclabile, oppure c'è chi preferisce fare spinning, senza nulla togliere allo spinning come pratica di avvicinamento, dimenticando però cosa voglia dire percorrere la nostra natura in bicicletta. A qualcuno che fa magari appunto spinning e che non esce mai dalla palestra, cosa diresti per invitarlo a salire fin sulla collina e praticare sport in quest'altra maniera? Che non c'è niente di più bello di essere totalmente liberi. Per quanto tu possa essere fare pratica sportiva all'interno di una palestra, stare all'aria aperta, godere del contatto con la natura, affrontare una salita vera su una bicicletta è tutta un'altra cosa. E quindi insomma si passa dal giorno alla notte, questo per invitare a provare i nostri amici. E poi appunto la possibilità di scoprire degli angoli di territorio che magari non sono a noi noti è un altro aspetto molto, molto importante di questa. E per chi avesse paura del traffico? Per chi avesse paura del traffico, devo dire che in giornate, soprattutto dicevamo prima, il sabato, la domenica, magari al mattino non c'è ancora tanto traffico, oppure alla sera, visto che siamo nella stagione estiva e quindi le giornate sono lunghe, si può affrontare comodamente una salita anche in serata, insomma fino alle 9 la luce c'è ancora per poter tranquillamente andare in bicicletta. Sì, infatti le strade della collina torinese sono particolari anche perché, tolte alcune direttrici che solitamente non si fanno in bicicletta, mi viene in mente il traforo del Pino, sì, le altre strade sono veramente poco trafficate, in particolare poi ce ne sono alcune che in tanti orari veramente non ospitano macchine, oserei dire, e quelle poche che passano, trattandosi di salite abbastanza impegnative, a volte devono anche andare molto piano. Quindi è un luogo comunque ideale per la pratica, perché è tutto sommato abbastanza sicuro dal punto di vista della circolazione e permette poi di fare percorsi assolutamente molto, molto vari. Sì, poi la panoramica attraversa, la panoramica che porta fino a Superga, attraversa il parco della collina torinese, chiusa al traffico delle moto. Ci vanno le auto, naturalmente insomma non tantissime, quindi insomma uno può godere di un bel giro in bicicletta, di osservare e vivere la natura senza avere i polmoni ostruiti dallo smog, esatto, delle automobili. E per chi proprio non volesse vedere nessuna auto, ricordiamo che ci sono anche dei percorsi sterrati che, esatto, partono da Torino e portano fino alla cima della Maddalena, tutto in mezzo al bosco. Sì, esatto, io mi sono venuto in questa trasmissione con due libri interessanti dell'edizione del Capricorno, Strade della collina torinese e Sentieri della collina torinese. Sono due libri ricchi di informazioni e di suggerimenti per percorsi, per chi vuole affrontare un giro in bicicletta o farlo a piedi. Sono tantissimi i percorsi, io spesso do qualche consiglio a ragazzi che magari si sono persi, ma che strada devo prendere per andare di qua e di là? La collina si può
può affrontare sulle strade come lo facciamo io e te, oppure per chi è allenato e ha una bici da fuoristrada adeguata, anche nei sentieri. E naturalmente quello consente anche di ogni tanto avvistare gli animali del bosco, e ce ne sono parecchi. Bene. Andiamo adesso a vedere l'ultimo tratto del percorso che ho realizzato in bicicletta, che è quello che ci porta dalla strada che congiunge Torino con Pino Torinese, strada vecchia Perpino, ci porta da lì fino a Superga, con una decina di chilometri di curve bellissime, uno, ripeto, dei tracciati più belli che ci siano, e che è noto come panoramica per Superga. Andiamo a vedere. Ecco, siamo pronti per affrontare il tratto di strada in assoluto più bello, la panoramica per Superga. Partiamo! Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste. Vedete, brevi tratti di salita, si alternano le discese che permettono di rifiatare. E siamo sempre in mezzo al verde. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazz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 . È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Siamo partiti da Moncalieri, siamo passati da Torino, Pecetto, Pino. Tra poco, per un breve tratto, saremo nel comune di Baldissero e poi torneremo su Torino, seguendo le varianti del crinale di questo tratto di collina torinese, il tratto più conosciuto, quello che poi incombe su Torino. E come dicevo, è una occasione straordinaria per i torinesi, questi circuiti meravigliosi, gratuiti e a portata di mano. Si parte da casa propria, dal centro città, con una ciclabile, con il sistema dei parchi si arriva ad un punto di partenza della collina, per esempio come abbiamo fatto oggi seguendo il Po fino alle Vallere. Da lì si attacca il castello di Moncalieri e si è di colpo in un altro mondo. Ecco, siamo al punto più basso del parco della collina di Superga, almeno il punto più basso della strada panoramica. Da destra ci sarà per lo più salita, prima leggera, l'ultimo tratto piuttosto duro ma molto breve per arrivare a Superga. Rifiatiamo, assumiamo una posizione corretta, più raccolta, come questa, quella che in gergo di chi fa spinning è chiamata seconda posizione. Qua la salita non è dura, non è necessario mettersi in prima così, molto meglio distendersi un po', non troppo, quindi no, non così, ma una via di mezzo, sfruttando per chi le ha le mezze corna di bue, che lo ricordo per gli appassionati, sono un'invenzione recente, se non sbaglio, di Bernard Hinault. Ecco, anche ci possiamo alzare un po', rilanciamo. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che sto qui, aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.
Ecco, le stazioni del Calvario sono finite, siamo all'ultima, stiamo per arrivare al piazzale di Superga, luogo simbolo di Torino. E i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu, zazzarazzaz, 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 zazzarazzaz. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati finalmente qui a Superga, arrivavamo dalla collina.